Buona giornata, buon mercoledì, ben ritrovati con Mattina 24 live per questo 2 febbraio 2022. In apertura ovviamente la sarà dedicata al Festival di Sanremo che è partito ieri tra grande musica e voglia di socialità. Ci occuperemo anche del tour imprenditoriale in Capitanata che partirà nei prossimi giorni, una iniziativa della Confcommercio di Foggia. Ci occuperemo anche dell'elezione del Consiglio provinciale che si è verificata 24 ore dopo l'arrivo e soprattutto la riconferma di Mattarella. Parleremo anche di terzo settore oggi, anzi domani, un importante incontro a Torre Maggiore. E per quanto concerne il calcio, oggi turno infrasettimanale del campionato di Serie A con l'audace Cirinella che cerca il riscatto dopo il pari beffardo a Fasano. E dunque è partita la kermesse canora della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo un anno causato dalla pandemia, si ritorna e finalmente c'è voglia di emozione, non solo di sentire grande musica, ma anche di ritorno alla socialità. Il Festival della Canzone Italiana compie 72 anni. Sì, ma Sanremo, dopo un anno e mezzo, torna ad essere il cuore della musica e della socialità. Il pubblico torna a riempire il teatro Ariston, dato significativo, senza ovviamente dimenticare il dramma di chi non ce l'ha fatta. La musica torna da padrone non solo con cantanti di razza, Ranieri e Morandi, ma anche le giovani generazioni non sono da meno. I grandi ritorni, i Maneskin, passato un anno dal loro trionfo prima a Sanremo, poi in campo europeo, emozionano e danno linfa vitale ad una carriera partita dalle strade. Fiorello è un fulmine introvabile in altri paesi, dalla litigata finta con Amadeus al tifo da stadio per la rielezione di Mattarella. Poi Berrettini al suo ritorno dopo un Australian Open indimenticabile ed intenso. I Medusa che finalmente tornano a far ballare e a farci sentire umani come non accadeva da tanto tempo. La grazia e l'eleganza di Ornella Muti fa da sfondo ad una prima serata che rimarrà nel cuore degli appassionati e soprattutto della grande musica che è tornata finalmente a battere ciglio. Mimmo Siena, World News 24. E per quanto riguarda la prima classifica, dopo la prima serata di ieri, Blanco e Mahmood sono in prima posizione, questo il verdetto della sala stampa, mentre i cosiddetti big di razza, Morandi e Ranieri, il primo è al quarto posto, il secondo al quinto. Dopo l'elezione di Sergio Mattarella, 24 ore più tardi c'è stata anche un'altra elezione, quella del nuovo consiglio provinciale di Foggia. I riflettori erano pochi, quasi assenti, e la ragione mediatica questa volta non l'ha fatta da padrone. Se poi il principale partito di centrosinistra non partecipa per via di canne giudiziarie, siamo alla frutta. Comunque sia, l'elezione c'è stata fra consiglieri di liste civiche e movimenti pentastellati. La comunità opantina di Cerignola avrà due. Su questo si è espresso il sindaco locale Bonito, che ha fatto i complimenti ad uno solo dei due, l'altro è di una lista civica, e aggiunge: la provincia ha urgente bisogno di uno scatto d'orgoglio per risalire la china e abbandonare il fondo delle classifiche nazionali sulla qualità della vita. Al di là degli schieramenti, serve compattezza nell'elaborare un progetto comune, capace di creare le occasioni per un e condizioni anche per un riscatto collettivo come territorio e come ovviamente classe politica. Ed ora ci spostiamo a Torre Maggiore, dove, anzi più che a Torre Maggiore, a Foggia, dove Confcommercio fa partire un importante tour per le città di Capitanata e come protagonista il settore imprenditoriale. Anna Ricciardi, Telecattolica.
Incontrare le imprese di capitanata per stimolare un confronto sulle opportunità dei finanziamenti. Con questo obiettivo, Confcommercio Provincia di Foggia inaugura un tour in 7 città della capitanata per mettersi all'ascolto delle idee delle imprenditrici e imprenditori del territorio. Dopo una pausa molto lunga dovuta all'emergenza sanitaria, l'associazione torna nelle città per informare sulle opportunità dei bandi di finanziamenti, uno degli strumenti di innovazione e sviluppo che oggi le imprese hanno per aggiornare il proprio posizionamento sul mercato. Sono 7 le città individuate, scelte per la loro posizione strategica e di perno per l'aggregazione con le altre località limitrofe: Foggia, San Severo, San Giovanni Rotondo, Vieste, Cerignola, Lucera e Manfredonia. L'appuntamento a Lucera è per l'8 febbraio alle ore 15. Abbiamo uno strumento importante per lo sviluppo delle nostre imprese che è la finanza agevolata. Con il PNRR non solo dobbiamo imparare a conoscere i bandi e a utilizzarli a favore delle nostre aziende. Queste le parole del presidente provinciale Damiano Gelsomino. Tanto per quanto riguarda l'emergenza sanitaria in Puglia, va anche ricordato che ieri i numeri sono un pochettino saliti rispetto ai dati di lunedì, con 8.759 casi, con la maglia nera che la fa da padrone per quanto riguarda la provincia di Bari, senza dimenticare poi che per quanto concerne tra Foggia e le altre si va dai 1.000 ai 800 casi. Intanto oggi torna a riunirsi il Consiglio dei Ministri per parlare ancora ultime limature riguardanti le nuove regole, sia per quanto riguarda le quarantene a scuola che per quanto riguarda il cambio dei colori, così come era stato richiesto anche dalle regioni prima dell'elezione di Mattarella al Quirinale. Ed ora occupiamoci di terzo settore perché c'è un importante incontro domani a Torre Maggiore che è stato organizzato dall'amministrazione comunale insieme al centro servizi del volontariato. Tra l'altro è un seminario destinato alle associazioni e gli enti del terzo settore. A fare i saluti istituzionali, a portare la testimonianza sarà l'assessore al volontariato del comune in linea Coppola, che sottolinea come è molto radicata la cultura del volontariato e della partecipazione. Siamo convinti che le associazioni e gli enti del terzo settore costituiscano un valore inestimabile all'interno di una comunità e non riusciremmo ad immaginare un'attività culturale, educativa, sociale ed assistenziale senza il loro prezioso apporto. Ed eccoci alla pagina sportiva con il turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Oggi è in programma la seconda giornata di ritorno e per l'Audace Cerignola, dopo il pari beffa a Fasano, cerca il riscatto davanti alle mura amiche contro il Molfetta. Poco tempo per riposare e la Serie D calcistica torna in campo mercoledì 2 febbraio per la seconda giornata del girone di ritorno. Turno infrasettimanale. Per l'Audace Cerignola c'è necessità di riscatto. I gialloblu, allenati da Michele Pazienza dopo la beffa subita domenica nella sfida contro il Fasano, pareggiata per 3-3, affrontano una impegnativa sfida interna al Monterisi contro il Molfetta, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Lavello. Gli ospiti hanno 6 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte con 28 punti in carriera, mentre la capolista Audace Cerignola si trova con 44 punti, frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Dunque la consapevolezza di centrare i 3 punti in questa importante sfida per non perdere contatto con un campionato che dall'inizio del girone di ritorno sta regalando sorprese clamorose. Mimmo Siena, Sport 24 Live.
E con l'aiuto della nostra regia andiamo a vedere il quadro completo delle partite di questa seconda giornata del girone di ritorno. Biceglie Casarano, Bitonto Brindisi, Casertana Fasano, Francavilla Nocerino, Lavello San Giorgio, Nardò Nola, Marillianese Rotonda, poi Matino Sorrento, Cirignola Molpetta e Gravina Altamura. Come vedete, Nardò Nola non si giocherà a causa del focolaio scoppiato nel clan Salentino. Quasi tutte le partite sono in programma alle 14:30, tranne la sfida del Montrisi alle 15 e quella di Gravina che comincerà in posticipo alle 18. E prima di salutarvi, ricordiamo i nostri prossimi appuntamenti per quanto riguarda la nostra informazione. Innanzitutto alle 17 con Sport 24 Live Serie D per il post partita di Audace Cerignola Molpetta, poi alle 18 l'appuntamento con, anzi 17:55, l'appuntamento con Sanremo 2022 Speciale Festival con tutte le delucidazioni degli approfondimenti sulla prima serata della rassegna Canora, con collegamenti con i nostri inviati nella città di Chioggia. E poi naturalmente, come di consueto, questa sera alle 21 con Dentro la Notizia. Per il momento ci fermiamo qui. Vi ricordo che le notizie, i servizi e le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento le ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. È tutto per questa edizione di Mattina 24 Live. Grazie per essere stati con noi. Buona mattinata.